penso che di poter dire che, senza che le mie parole, penso che in questo momento so che la sconfitta pesa, ma io sono sicuro che noi ci tireremo fuori perché le prestazioni ci sono, una squadra compatta, unita, che anche oggi ci ha messo cuore, ci è andato oltre, ha messo in difficoltà un avversario che lotta per vincere il campionato, che all'inizio ha cambiato anche l'atteggiamento nel rispetto verso di noi. Questo vuol dire che gli avversari hanno questo senso di rispetto verso di noi. Alla fine hanno cambiato anche durante la partita l'atteggiamento. Questo tutto ci deve dare la forza per non mollare, perché è giusto così, è un momento particolare, sensibile, ma penso che tutta questa difficoltà che stiamo subendo può aiutarci a diventare veramente una squadra che se la gioca con tutti e avrà le sue soddisfazioni. Forse la partita paradossalmente che abbiamo subito di meno, quel tiro diciamo lo puoi anche subire durante i 90 minuti con una squadra così. Penso che abbiamo avuto tante situazioni in attacco che potevano bloccare il risultato, penso a tante punizioni pericolose, penso a due o tre tiri che sono andati così, e penso che anche nel secondo tempo comunque i giocatori che sono entrati ci hanno dato qualcosa, ci hanno dato tanto e abbiamo provato a creare sicuramente con meno ordine e lucidità, ma penso che nel nostro momento è anche normale. Abbiamo creato, abbiamo avuto anche nel secondo tempo delle punizioni, se una punizione va dentro, un tiro di sabato va dentro, mi pare, cioè, quindi non è che non siamo lì presenti, non è semplice, no, commentarla e vederla in questo momento, in questa maniera, ma è così, perché sono tante situazioni che possono essere bloccate, no? Gli angoli, le punizioni, loro hanno fatto un tiro di porta, senza creare delle. No, è così, il calcio è così e bisogna saperlo reggere, assorbire e andare avanti.